Bentrovati a questo appuntamento con lo speciale TG8. Oggi parliamo di musica e racconteremo un po' la storia di un catanese doc, possiamo dire, Umberto Balsamo. Grazie per essere qui con noi, ben Grazie a voi, trovato. grazie, grazie a voi. Lei è nato nel centro della città, via Via Penninello. Penninello, angolo di via Manzoni. Quando ancora la via Manzoni era una strada molto famosa per il commercio. Ma è vero che lei pensava già da ragazzino, insomma, che sarebbe andato via da Catania? Sì, Lei dice, insomma, la storia di ognuno di noi è scritta, se sappiamo leggere sappiamo dove dobbiamo andare, dove arriveremo. sono certo di E lei ha questo, sì. letto già la sua storia quando era piccolo? No, piccolo no, insomma, 14-15 anni già sapevo quello che mi aspettava, Ma perché già a 4 o lo 5. vedevo, cioè non è che speravo, dicevo no, ma io faccio questo, farò quello, ero troppo sicuro per questo. Ma già a 4-5 anni, insomma, aveva una predilezione, insomma, per la musica e ha scoperto in qualche modo delle doti, componeva, fischiettando. Fischiavo, fischiavo per strada, e mi accorgevo che non erano canzoni che avevo ascoltato in radio. Ma fischiettavo a mio modo quello che mi sentivo di fischiare. E di Una volta si conseguenza già vive. automaticamente era un componimento anche quello. E poi invece cosa è accaduto? È accaduto che intorno ai 13-14 anni lei è andata a lavorare, grazie al Sì. lavoro è riuscita a guadagnare qualcosa e a un Allora, sono certo andato a punto. lavorare che avevo 13 anni e mezzo e a questo signore qua gli ho detto che ne avevo 14 perché lui cercava un fattorino di 14 anni. Mi ha guardato. Non ci ha creduto chiaramente perché non li dimostravo e mi ha preso. E devo dire che è stata una cosa bellissima perché è stata una mia seconda famiglia questo negozio qua. Bella gente. E quando ho incominciato a guadagnare, mi ricordo, 1500 lire alla settimana, un giorno gli disse al principale, dico, signor Giuseppe, mi dà un anticipo della settimana? Mi fa, cosa devi fare? Devo comprarmi una chitarra. Immediatamente me li ha dati. Era una persona che mi voleva moltissimo, molto bene questo qui. E lei iniziò a studiare musica, ha imparato la Sì, chitarra. verso i 15-16 anni, non mi ricordo esattamente. Da un signore che era veramente un signore, che si chiamava Falcone, Vito Fortunato Falcone, che suonava benissimo il mandolino e la chitarra, ma bene. E andai da lui a studiare musica e chitarra. Studiando la musica, chiaramente si appassiona quindi a questo settore, si appassiona al canto, anche se aveva paura di cantare, è vero? Paura è poco, Terrore. terrorizzato ma non, il cantare mi piaceva. Cioè, mi ricordo che io un giorno ero in negozio sui 15 anni. Ed ero perché il principale a volte mi lasciava da Si solo nel occupava di negozio. foderami. Foderami, Foderame è sì. un Mi materiale che lasciava da, utilizzano i sarti. sì, per fare sartoria. E il principale se ne andava, io rimasi da solo, no? E da solo cantavo. Senza che mi sono accorto, è arrivato il principale, che lui appena mi ha sentito cantare, si è messo zitto e si è messo da parte. Quando ho smesso e mi sono accorto, lui mi fa, ma perché hai smesso? Evidentemente. Ero bravino, non so come, ero molto dolce nell'esprimere certe canzoni Ma è dentro. vero che una volta a Pianotavola si stava esibendo assieme ad un gruppo musicale, lei Suonavo la suonava la chitarra con dei chitarra, e disgraziati. qualcuno a un certo punto ha fatto il suo nome, Sì, cioè adesso no, ascoltiamo. sì, e io lì non mi sono potuto tirare indietro, no? Cantando una canzone di Ho Modugno? cantato una canzone di Modugno, sì, non mi ricordo il titolo però. Ma l'emozione più forte è stata quando. Dato che io adoravo quest'artista, che ero a Catania ancora ragazzo e lui era all'apice, quando Modugno incise un brano mio, Una bella soddisfazione. Madonna mia, e ho fatto una trasmissione con lui in radio, impressionante, una personalità schiacciante proprio, bellissimo. Io vorrei dare alcuni numeri. 500 sono i brani che Umberto Balsamo ha scritto, Scritto sono tantissimi. tantissimo. 50 milioni i dischi venduti Sì, tutti sono certificati? i rendiconti della SIAE dal 64 ad oggi. Oggi non si vendono più 50 Allora, milioni ascolta, di dischi. io ho, grazie a Dio, tutti i rendiconti della SIAE da quando mi sono iscritto ad oggi.
e i rendiconti dicono questo. Poi c'è una canzone in particolare che si chiama Nathalie, sì, che noi possiamo ascoltare anche in sottofondo, lo dico al nostro regista, che ha avuto tra le 40 e le 45 versioni nel mondo, sì, quindi è stata cantata in tante lingue. Quella che ascoltiamo in sottofondo è cantata in inglese da, sì, Shirley Bass. Shirley Bass, sì. L'ha cantata anche Richard Anthony in Francia, 1 milione di copie. Io in spagnolo, Nathalie, 1 milione di copie. In Brasile 2 milioni di copie. Io in Brasile hanno fatto di Nathalie anche una telenovela, che loro sono specializzati in queste cose. Ascoltiamo un attimo. Their glance was fleeting but told a story, and that chance meeting meant heartaches. Lascia andare un po' avanti, un po'. Qui. Natalie. Una voce straordinaria, ed era particolare questa incisione. Perché era particolare? Ma era particolare, anzitutto era, credo, il primo brano mio che io ascoltavo inciso da in inglese e che io ero soddisfatto. Avevano inciso altri brani miei, sì, tipo Occhi neri in inglese, ma era una cosa un po' beat, non, questa qui è melodiosa. Mi con una bellissima orchestra. 90 elementi, 80 elementi, una cosa del genere. E si sente, insomma, chi ha la possibilità può andare su YouTube e trovare questa canzone, avrà la possibilità magari di rendersi conto di questo. Famiglia numerosa la sua, 5 fratelli. Beh, numerosa, 5 fratelli non siano, e quelli una volta c'erano 11 fratelli, 12. No, una famiglia direi normale, né? Ma l'ha sostenuta la famiglia, insomma, in questa sua attività? Solitamente, insomma, il campo artistico in passato io veniva visto un po'... Io ho avuto un papà e una mamma eccezionali, eccezionali. Un papà che aveva una fiducia in me senza limite. Di conseguenza non mi hanno detto né fallo né non farlo. Quando disse a mio padre: papà, me ne vado a Milano, mi ha guardato negli occhi. Posso dirlo in dialetto? Posso parlare di assolutamente sì. E mi fa: ti non hai opacci? E va bene, stai attento. Questo e basta. Sì, basta. Quindi grande sostegno, grande fiducia. Ma, mi ricordo che quando ho fatto Bugiardi noi, sì, mio padre si sedeva in, queste sono cose ineddoti. Gli aneddoti. Aneddoti, sì. E si sedeva in Piazza Umberto. E c'era la signora che c'è un negozio di dischi, sì, e dice: ma senti, signor Basso, ma è suo figlio? E lui diceva no. Ah no? Un'omonimia, quindi. Sì, cioè, una cosa tremenda. Però sì, Bugiardino, abbiamo anche un video che possiamo mostrarle e mostrare a chi ci sta seguendo, lo vediamo insieme. Ah, qui siamo nell'85, credo. Con l'orchestra in diretta. Donna come solo tu lo sai di essere, preda degli errori tuoi, non puoi più vivere. C'è una differenza enorme col disco, il disco è bellissimo. Hai paura anche con me di poter perdere. Perché abbiamo fatto un tuffo nel passato e ne abbiamo fatto fare un tuffo indietro nel tempo. Certo, piacevolissimo. Come nascevano le sue canzoni, come nascevano i testi? Ci sono dei testi che sono straordinari, se uno va a leggerli anziché sentirli, perché la musica in qualche modo può, tra virgolette, allora, distrarre. Una musica, un racconto, un libro, nasce sempre attraverso un'emozione. Quindi evidentemente avevo degli input che... Quindi sei arrivavano... emozionato tantissimo per scrivere 500 canzoni. Evidentemente sì. Lei è andata a scuola, però a un certo punto alle medie si è fermata. La scuola fermato. Non fa per me. Non mi interessava. Ma dirò una cosa anche musicalmente. Sì. Arrivato a un certo punto mi sono fermato anche nello studio musicale. Uh-huh. Perché ho detto: non mi interessa studiare, non devo diventare un esecutore, un virtuale virtuosismo nel suono. No, mi interessava comporre, la composizione, che è diversa dal suonare. Senta, a proposito di Nathalie che abbiamo ascoltato, sì,
poco prima. È vero che è stata cantata questa canzone davanti a un ex presidente degli Stati Uniti, A Ronald Ronald Reagan? Reagan nel 82. È stata cantata alla Casa Bianca da una cantante soprano di colore. C'era Ronald Reagan, c'era Bush, il papà, che era allora vice, credo, la moglie di Reagan, e alla fine si vede Bob Hope, che credo che era stato lui che aveva organizzato la Sì, festa. quindi è una bella soddisfazione anche questa. Enorme. Lei a un certo punto ha lasciato Catania, a 20 anni Sì. ha preso la valigia e è andato a Milano, Sì. perché c'erano più opportunità, perché sentiva la necessità di andare fuori o perché quando lavorava in negozio qualcosa dentro gli diceva Umberto devi andare via, questa non è la città dove puoi restare. Ma non era solo per la città, Sì. perché quello che avevo in mente a Catania non si poteva realizzare. Lei ha detto Milano è stata un'avventura meravigliosa. Meravigliosa di più. È stato il sogno che l'ho toccato e l'ho preso con le mani. E lì ha iniziato a Milano, fare l'autore, perché lei certo. sostanzialmente nella prima fase è stato soprattutto autore. Autore, sì. C'è Poi a un certo punto però, cosa è successo? stato un signore che era direttore oggi si chiama Universal, Sì. allora si chiamava Phonogram, di Palermo, questo qui è un palermitano, adesso è in pensione. Mi disse, senti, ma perché non te li canti tu le tue canzoni? Dico, senti, non scherzare, io l'ho salutato e ho dato via. Insomma, dopo 3, 4, 5 mesi, non mi ricordo, un bel po', io ci ho ripensato e ho detto, però è meglio forse che canto io, così spreco meno canzoni. Perché davo canzoni agli altri e non sempre c'era il successo. Evidentemente sbagliavano gli arrangiamenti. E allora ho deciso di cantare. In questo modo controllavo di più gli arrangiamenti E il risultato finale era è diverso. stato giusto. È vero che c'è stato qualcuno che ha detto Balsamo è l'autore del futuro. Sì, Boncompagni e Arbore. Quando ho fatto il disco per l'estate del 72 con Se fossi diversa, allora c'era la giuria e dissero delle cose su di me, devo dire, belle, e li ringrazio. Senta, tra i suoi brani ce n'è uno in particolare che è particolarmente orecchiabile, che si lega molto alla discoteca e che si chiama Balla. È un brano tra i più eseguiti nelle discoteche, tra i più eseguiti in linea generale, dati questi, come dire, certificati. Allora, per quello che so, è uno dei brani, perché ci Uno sono dei altri brani, ce ne brani, sono anche da più altri. eseguiti dal dopoguerra ad oggi. Perché ci sono stati dei momenti che un successo in discoteca lo suonavano una volta in una sera, Balla lo suonavano 3 volte, 2 volte. Ascoltiamolo. Sciolgo le trecce, i cavalli corrono e le tue gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, Quella è un'idea lontano, mia tu sei bella, non della fermare la ballerina. palla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sopra il tramonto, io non completo il mio canto e canto te. Certo, Sono rivedersi insomma in questa immagine dove c'è un altro tipo di qualche chilo in abbigliamento, altre più, scenografie, qualche insomma. chilo in più oggi, allora ero bello magro. Era una sua idea, diceva che cosa era La la sua idea? ballerina l'ho La voluta ballerina io, sì, per fare dietro. un contrasto tra la tarantella e la danza classica. Poi lei ne ha fatto una versione più recente insomma di questa Sì, canzone, ha ho fatto un fatto un remix remix, sì. che ha funzionato moltissimo. Dal 92 al 2010 credo che è stato una mal di testa proprio. Ha scritto 500 canzoni, se le ricorda tutte a memoria? No, No, questa se no. la ricorda a memoria, Sì. sono le prime strofe, me la dice? Vorrei raccontare perché cosa vuol dire sciolgo le trecce e i cavalli corrono. Ecco, Ce la spieghi. perché tutti quanti sempre a chiedere quando sono su Facebook, no? Ma Sì. cosa vuol dire? Perché allora, a Catania io mischio molte volte nei testi miei qualcosa che mi ricorda la mia città. A Sì. Catania c'era la festa di Sant'Alfio, Sì. che si usava, che baldavano i cavalli, li prendevano la criniera, gli facevano le trecce e gli mettevano il fiocco. Sì. Ecco, quindi per me sciogliere le trecce voleva dire anche sciogliere la libertà, la fantasia, no? E andare via. Quindi
Ecco, vedere un cavallo che gli sciogli le trecce e corre senza brigliere, ecco, questo volevo dire. Come nell'Angelo Azzurro, che arriva adesso tra un attimo, nell'Angelo Azzurro c'è l'inciso che non è tanto bello come testo, però qui c'è un detto che dice ti bagni prima di piovere, no? Quindi con il sole e con la pioggia ti bagnavi sempre tu, come per dire. Ma chi era questo che comunque si bagnava? Comunque è un modo di dire che hai sempre torto. Ah, ho capito. Capisci? E quindi ho lasciato, anche se avevo capito che non era un granché, perché il testo, l'altra parte del testo è bello, sì, ma l'inciso è un pochettino così. L'ho lasciato bene. Però musicalmente funzionava. Sì, sì. Ho detto, ma non, vedi? Eri sempre nel torto. Ti scusavo, ma basta adesso. E per chiudere il discorso, voglio dirti, amore mio, questo è un arrivederci e non è certo un addio. Guardando questi filmati, una delle cose che mi viene da... Qui siamo a... in Sicilia, siamo a... vicino Caltanissetta. Ma lei li rivede ogni tanto, ti va a guardare? No, che ce l'ha. No, non li va a guardare. Non ce l'ho così. Come trascorre il suo tempo adesso? Insomma, si dedica ancora a fare delle incisioni, insomma, ha fatto anche dei lavori importanti, allora, li ha anche proposti, ha trovato le porte chiuse, insomma, perché adesso il mondo, diciamo, artistico-musicale è cambiato moltissimo e lei non ama, insomma, questo modo di gestire. Ma non è che è cambiato. Allora, il problema è gestire. Uno. Io sto girando su internet e sto beccando dei dischi miei che non sapevo neanche che esistessero e che fossero stati pubblicati. Sì. Cioè l'Angelo Azzurro, che l'album si chiama Malgrado tutto l'Angelo Azzurro, sì, ho trovato una pubblicazione del 1990 in Giappone, in Corea. Da lì non ne parliamo proprio. L'apoteosi. Allora dico, la modernità, tutto quello che vuoi, ma le canzoni a mio avviso non hanno tempo, sono eterne. Non c'è una scadenza. Le ho regalato un album mio che ho molto gradito, quello è personale, che il direttore generale della SIAE mi ha fatto un complimento enorme, mi ha detto: Umberto, questo è un album che non ha scadenza. Quindi senta, è vero che ha avuto recentemente, insomma, relativamente è ancora trascorso poco tempo, un incontro scontro con Gubitosi? Ma no, ci siamo scritti perché ho chiesto delle cose e questo signore ha svirgolato. Gli ho detto, guardi che io devo molto alla RAI. Stiamo parlando del personaggio di punta della RAI. Certo, e devo molto alla RAI e di conseguenza mi dispiace che lei risponde così. Forse se venivo con una multinazionale... Le cose sarebbero state diverse. E lì lui si è arrabbiato, gli ho detto, vada al diavolo... Lei è sempre stato un po' schivo, un po' riservato? No, io sono stato sempre contrario all'inchino, no? Se sono davanti a una donna mi inchino, perché per educazione. Ma per avere un favore non mi inchino con nessuno, perché io scrivo canzoni, se tu hai bisogno di me, non tu, lei, se hai bisogno di me mi chiami, se io ho bisogno di te, e allora ok. Cioè, una cosa si deve fare se... fa bene a tutti e due, no? Ecco, quindi la RAI mi chiamava perché io ero un personaggio che andava e quindi a me serviva la RAI per promuovere, ok, tutto ok. Adesso avevo scritto a Gubitosi dicendo, guardi che ho prodotto 4 album come artigiano praticamente della musica, avrei bisogno di un po' di spazio. E lui mi rispose, guardi, non sono io che faccio le scalette. Okay, cioè, questa cosa lei non l'ha accettata. Ma non si può accettare, assolutamente. Lei ha 4 figli, 2 vivono in Malesia. 2 vivono in Malesia, i maggiori, sì. E fanno i ristoratori? Ristoratori, c'hanno ristoranti, tra l'altro ci vediamo con la telecamera di Sky, posti bellissimi. Quindi con Skype si tiene in contatto, mentre gli altri 2 invece vivono a Milano, uno a Milano, ingegnere informatico, l'altra invece laureata in lingue. Laureata in lingue, sì.
lavorano, non, nessuno di loro ha scelto il campo musicale, diciamo, quell'artista. Beh, c'era Tommaso che voleva, ma io l'ho aiutato. Dissuaso. Dissuaso, sì, perché non è momento di investire la vita nella musica oggi. La prima incisione nel 1966. 66. Il primo contratto con la Ricordi nel 1968. 68, o giù di lì, sì. Col papà di Mogol, che era il direttore dell'edizione Ricordi. Oggi fare musica, cantare, avere un contratto è molto più complicato che nel passato. Non serve a niente, non è più complicato, non serve a niente. Niente. Internet ha cambiato tutto. Le case discografiche si sono dimostrate inutili e fallimentari. Fallimentari perché le multinazionali hanno rovinato tutto. Direi delle cose che possono essere anche pesanti. Sono contro la globalizzazione, vuol dire spersonalizzazione dell'individuo. Sbagliato. Senta, è vero che una volta, insomma, approcciare una ragazza era complicato. Cosa faceva Umberto Balsamo? Perché lei ha raccontato in alcune occasioni questo allora, aspetto. Io mi ricordo una cosa con una dolcezza bellissima. Sì. Sui 15-16 anni sono andato dietro a una ragazza che non so per quanti mesi, senza avere mai il coraggio di avvicinarle, di dire ciao, mai. Lei mi guardava, io la guardavo, eravamo lì. Era e poi? Questo. No, niente. Poi non è successo nulla? Ma assolutamente niente. E c'è nell'album che le ho regalato, c'è un brano che proprio non è dedicato a lei. Parlo di questa situazione qua e non dico il titolo. Senta, due cose, poi chiudiamo. Sì. La prima, è vero che le piace fare le cassate con la S? Ed è bravo? Bravissimo. Ma dove hai imparato? Non lo dico io. Lo dicono quelli che le mangiano. Sì, cassate corrette tra l'altro, perché ho tolto la glassa, sì, di sopra, tutto quel zucchero che si mette sopra. No. Cosa mette? Ricotta. Ah, ricotta. L'ultimo strato di ricotta, ultimamente l'ho fatta con le fragole. Quindi sono più leggere? Molto più leggere. La ricotta, come la tratto io, viene trattata benissimo, che diventa una crema proprio. Senta, siamo in chiusura. Sì. Ci regala una frase, una strofa di una canzone, quella che le viene in mente, quella che ha sempre nel cuore, quella a cui magari è più legato? Ma non c'è un brano dove sono più legato, veramente. Veramente. I successi sono successi e non... E come fai a dire questo mi piace di più? No. Sciolgo le trecce ai cavalli, corrono, e le tue gambe eleganti ballano. Grazie Umberto Balsamo, grazie anche a voi che ci avete seguito da casa, appuntamento alla prossima volta.